Polla, sei bella. Polla, sei brava. Polla, per me sei un impero, come quello romano. Polla galleggia, non è come il Titanic. Non facciamo mai la guerra, perché siamo gente per bene. Ma la cosa più bella è che i pollesi tornassero qua. Questa è stata la sorpresa per Luigi Esposito Piccolo, poeta di 11 anni, le cui poesie sono state lette anche da Flavio Insinna durante la presentazione all'interno di uno dei pullman di Autolini e Curcio del libro Poesie a modo mio, che l'undicenne ha voluto scrivere anche grazie, e forse soprattutto grazie, al supporto di Michele Gentile, il creatore del libro Sospeso e di Ex Libris Café. La presentazione del libro di un poeta così piccolo è avvenuta a Polla nella sede delle Autolinee Curcio davanti a numerosi compagni di scuola di Luigi, i suoi professori, i parenti, i genitori, alcuni amici, il sindaco di Polla Massimo Loviso. Mi metto davanti al PC in questo caso perché ho dovuto utilizzare Word e ho iniziato a scrivere. E la poesia tua preferita qual è? Io in una poesia rimata. Com'è il titolo di questo libro che hai fatto? Chi vuoi ringraziare? Allora, il libro si chiama Poesia a modo mio e ringrazio soprattutto il mio paese Polla, Michele Gentile, proprietario di Ex Libris Café, Pasquale Sorrentino e tutti quanti i miei parenti e i miei amici. È stato un pomeriggio straordinario, davvero un bellissimo pomeriggio, grazie a Luigi che ci ha fatto vivere un momento straordinario e soprattutto ci ha trasmesso quest'amore per la nostra città, per la nostra comunità, per Polla. Quindi davvero è stato un bellissimo esempio che dobbiamo ovviamente trasmettere a tutti i suoi amici e a tutti i nostri concittadini di Polla. E poi a conclusione, ecco, mi ha lasciato questa dedica sul suo libro, sul primo libro, al sindaco migliore di Polla. Quindi penso che davvero andrà incorniciata anche questa sua dedica.